Siamo alla chiesa di Santa Margherita con il parroco Gonzalvatino per la decima puntata della parola del Signore. Oggi parliamo del perdono. Ecco, in questo tempo di Quaresima noi siamo chiamati a lasciarci plasmare il cuore dal Signore, perché l'abbiamo detto, lo si ascolta continuamente in vari contesti ecclesiali, di incontri, di preghiera o di formazione. La Quaresima che cos'è? È il tempo in cui noi consegniamo il nostro cuore al Signore, lo mettiamo nel cuore di Dio perché il Signore lo ricrei, lo trasformi, lo rinnovi. E giustamente, perché questo possa verificarsi, è necessario riconoscersi peccatori di fronte al Signore, riconoscersi bisognosi del suo perdono. Perché? Perché una cosa è chiedere scusa, capita una cosa, chiediamo scusa a una persona, all'amico, al vicino, al collega e così via. Tutt'altra cosa è chiedere perdono, perché chiedere perdono significa io mi riconosco manchevole nei confronti del Signore, mi riconosco peccatore in quanto sono stato manchevole nell'amore. Cioè al posto di Dio nella mia vita ho messo altro, ho messo altri, per cui sono venuto meno a questa relazione d'amore. E ovviamente la cosa migliore da fare qual è? È chiedere al Signore perdono, cioè riconoscersi bisognosi di perdono, fare l'esperienza per poi poter essere capaci di dare il perdono. Ovviamente non dobbiamo dimenticare il fatto che Gesù nel Padre nostro ci dice: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, nel senso che prima dobbiamo accordare il nostro perdono agli altri per poi poter chiedere con serenità il perdono di Dio. Qual è la programmazione di questa settimana per la parrocchia di Santa Margherita? Stasera andremo a fare questa visita, questo pellegrinaggio a Gifoni, alla spina santa, una spina della corona di Gesù, e quindi vivremo questo venerdì in una maniera diversa, direi particolare. Invece per la prossima settimana avremo il triduo in onore di San Giuseppe, che sarà curato particolarmente dai gruppi parrocchiali, riflettendo lunedì su San Giuseppe, San Giuseppe che si dedica al lavoro, quindi San Giuseppe il mondo del lavoro. Ecco, martedì rifletteremo su San Giuseppe sposo, quindi come relazione sponsale nella famiglia. Ecco, e poi mercoledì San Giuseppe papà, educatore. Ecco, e poi giovedì per la prima volta vivremo la processione in onore di San Giuseppe che attraverserà alcune strade del nostro rione. A che ora inizia la processione? Alle 19:15, subito dopo la Santa Messa.